Ruzzo, Cope, Teramo Ambiente, tanto per parlare di alcune partecipate che oggi sono state messe sotto la lente di ingrandimento durante la Commissione Affari Generali al Parco della Scienza. Cominciamo dal Cope, Sindaco. Sì, quella di fine anno è una delibera in cui si va a fotografare la situazione delle partecipate, si individuano quelle che sono, quella che è la situazione generale e anche quelle che sono le prospettive. Sul COPE noi abbiamo avviato da tempo un'interlocuzione con appunto, gli organi del COPE e con gli altri enti per una trasformazione della società in-house che però non ne vada a snaturare le caratteristiche tipiche, cioè quelle di una società di progettazione europea, alla quale possono essere affidati dei servizi in-house insieme alla provincia e all'università, in particolare agli altri comuni che vogliano farne parte, legati appunto anche alla valorizzazione del patrimonio e altri servizi di alto profilo, senza, ripeto, che venga persa quella che è la missione del COPE per cui è nato. Insomma, Sulla tema. sulla TEAM continua l'interlocuzione, abbiamo parlato più volte nel corso delle ultime settimane, continua l'interlocuzione con il socio privato per definire quale sarà il futuro. Insomma, noi abbiamo detto chiaramente qual è la strada verso la quale vogliamo andare. Ovviamente non è unilaterale la scelta, ma è frutto sempre di un'intesa con il socio privato rispetto al quale, con il quale stiamo interloquendo. Ovviamente noi vogliamo dare continuità alla società. Il Ruzzo invece ci sono dei soldi che voi dovreste incassare. Sì, abbiamo due quote, quelle del 2019-2020 che gli uffici nostri hanno rilevato non sono ancora state pagate in merito, insomma, alle rate nuove di queste due annualità. Comprendiamo appunto le difficoltà che la società sta vivendo, anche la situazione dell'emergenza Covid, cioè da parte nostra c'è sempre stato e ci sarà sempre un grande atteggiamento di responsabilità e di vicinanza nei confronti della società pubblica Ruzzo Reti, alla quale noi vogliamo garantire un futuro.